oltre 350 le persone impegnate nell'organizzazione, oltre 70.000 persone attese a Bosa in 5 giorni. Un appuntamento impegnativo. Come vi state preparando? Beh, ormai sono le ultime battute del lavoro sul campo. Abbiamo già le squadre di operai, di collaboratori che stanno perfezionando il percorso. Dotazioni di sicurezza, stasera faremo un check perché tutto fili liscio e niente, stiamo aspettando che arrivino le 15 del 24 di aprile per accogliere i tanti amanti della birra artigianale che verranno a Bosa. Da voi l'invito a tutti perché si possa usufruire di questo appuntamento con serenità e con tolleranza reciproca. Assolutamente, noi siamo contentissimi perché abbiamo sempre accolto gente felice, è una manifestazione che porta comunque gioia, serenità, è una manifestazione per famiglie, dove tutti possono serenamente godere la bellezza di questa città. Oltre alla birra, protagonista la musica, lo spettacolo, pensato per tutti i gusti e per tutte le età. Assolutamente Quali sono i nomi da sì. ricordare? Allora iniziamo con Tutti pazzi per RDS. Per poi continuare con Sophie and the Giants, quindi la musica per i più giovani, diciamo, per poi andare con Le Nervo, che sono protagoniste, sono due DJ australiane, protagoniste del Tomorrowland da ormai 10 anni nei palchi principali, per poi andare sulla disco italiana, quella bella, quella vera, quella che ci piace a noi cinquantenni, diciamo, con i Planet Funk, e poi finiamo con un grande artista che si chiama Morgan, e credo che non abbia bisogno di presentazioni.